Tutti sanno che cos'è un DP, immagino anche tu sai che cos'è un DP, un dispositivo di protezione individuale, giusto? Quindi guanti, copriscarpe, camici, cuffie, occhiali, insomma, quelli che conosciamo benissimo che sono all'interno del laboratorio, o che dovrebbero esserci perché a volte scarseggiano i fondi e quindi ho sentito anche storie in cui i DP non sono quelli adeguati o non ci sono tutti, diciamo. Per così dire. Ma quello del quale io ti voglio parlare oggi è la differenza tra DPI e DPC, cioè dispositivi di protezione collettiva. Ancora oggi mi trovo a spiegare ad alcuni operatori e a rispondere ad alcune domande che mi vengono poste proprio sul fatto di questa differenziazione, cioè si confonde i DPC con i DP. Assolutamente non è possibile oggigiorno ancora fare un errore del genere. Il DPC, quindi quello che dicevamo, dispositivo di protezione collettiva, sono le cappe Biazar e le cappe chimiche e anche altro, isolatori, caci e quant'altro. Ma quello sul quale noi ci focalizzeremo sono le cappe chimiche e le cappe Biazar. Dispositivo di protezione collettiva, quindi dicevamo, che vuol dire? Vuol dire, se andiamo ad analizzare parola per parola, vuol dire proprio la protezione per la collettività. Se ovviamente scendiamo un pochino più nel dettaglio, si parte sempre prima per la protezione dell'operatore. Di conseguenza viene protetto anche il prodotto, se per esempio parliamo di una cappa Biazard, e ulteriormente si va a proteggere la collettività, quindi l'ambiente, l'ambiente che io, tu, i tuoi familiari, i miei cari, tutti quelli che conosciamo, viviamo e respiriamo tutti i giorni. Quindi in questo articolo che ho deciso di scrivere, di realizzare sul portale www.kizard.it troverai tantissime informazioni scendendo un pochino più nel dettaglio di quelli che sono i dispositivi di protezione collettiva, quali tipologie sono, qualche cenno su quelle che possono essere le cappe chimiche, le cappe Biazard, senza troppi dettagli tecnici, ma giusto per darti un'indicazione di massima ed essere un pochino più preparato da questo punto di vista e anche darti la possibilità di andare a scegliere e decidere qual è il dispositivo di protezione collettiva corretto per te, per quello che devi fare. Ciao!